La Fondazione Teatro Metastasio è la capofila del progetto Archivi dello Spettacolo 2016-2018, che prevede, in collaborazione con la Regione e la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica, il recupero e la digitalizzazione dell'archivio audio e audio-video della Fondazione Teatro Metastasio, la ricognizione e il censimento degli archivi di 8 compagnie teatrali toscane, la pubblicazione sul web dell'inventario dell'archivio di André Neumann. Un protocollo, un accordo molto innovativo perché lega due istituzioni che decidono di collaborare insieme anche a lungo termine, per 3 anni, per la costruzione di archivi, anche archivi in settori sui quali non si era mai lavorato prima. Sono un centinaio le registrazioni digitalizzate di concerti e spettacoli programmati al Metastasio tra il 1964 e il 1973. Il teatro ha un archivio consistente, un archivio che riguarda tanto la documentazione fotografica, documentale, dai contratti, dalla corrispondenza a tanti documenti, anche i più strani, ma anche poi una documentazione audio e video importante, che noi stiamo recuperando, perché naturalmente la parte dei nastri magnetici è quella, diciamo, più deperibile, quella che poteva scomparire. E poi sarà importante poi restituire, far, diciamo, consentire l'accesso a questi nastri, a queste musiche da parte dei cittadini, che in parte saranno stati sicuramente anche spettatori, e in questo modo aprire un dialogo con il nostro pubblico. I risultati di questo lavoro sono in continuo aggiornamento ed è possibile seguirli attraverso la pagina Facebook Archivio Memoria Met.